Nel terzo trimestre del 2022 il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,5% rispetto ai tre mesi precedenti e del 2,6% a confronto con lo stesso periodo del 2021. La crescita acquisita per l'intero 2022 è pari al 3,9%, lo rende noto l'Istat, i cui conti economici trimestrali confermano le stime di un mese fa. Il balzo dell'economia ha fatto leva sulla domanda interna, con tassi di crescita dell'1,7% dei consumi e dello 0,8% degli investimenti, mentre è negativo il contributo della domanda estera netta. Per il sesto trimestre consecutivo prosegue la salita del valore aggiunto dei servizi, soprattutto per l'apporto dei settori commercio, trasporto, alloggio e ristorazione. Diminuiscono agricoltura, industria e costruzioni. La conferma della crescita del PIL, sottolinea Confcommercio, è molto rassicurante sulla salute del sistema Italia. Dopo la brusca accelerazione di ottobre, a novembre l'inflazione, pur rimanendo su livelli storicamente elevati, è stabile all'11,8%, anche grazie al calo degli energetici non regolamentati. Aumentano, seppur di poco, i prezzi del carrello della spesa, che comprende beni alimentari per la cura della casa e della persona. L'Italia delle invenzioni continua a crescere nel vecchio continente. È del 2% l'incremento delle domande di brevetto pubblicate dall'European Patent Office nel 2021 rispetto al 2020, 90 brevetti in più. Come mostra l'ultima analisi effettuata da Unioncamere e Dintec, la parte del leone lo scorso anno l'hanno fatta le tecnologie farmaceutiche, la biotecnologia e la chimica, che registrano un incremento del 9,5% su base annua. Nel complesso, le domande italiane di brevetto pubblicate dall'IPU nel 2021 sono 4.555. A queste vanno aggiunte le domande presentate ma non ancora pubblicate, che fanno schizzare il dato di crescita dello scorso anno al più 6,5%. In termini assoluti, il contributo maggiore alla brevettazione italiana è sempre quello delle tecnologie della meccanica e dei trasporti, che concentrano il 60% del totale. Il campo delle necessità umane e quello delle tecniche industriali e trasporti assorbono il 54% della capacità inventiva Made in Italy. Nel primo rientrano i brevetti relativi a diversi ambiti di attività, dall'agricoltura all'abbigliamento, passando per il tabacco e lo sport. Il secondo riguarda invece le tecnologie della manifattura e quelle dell'automotive. È la Lombardia la regione in cui più si concentra la capacità innovativa delle imprese, seguono Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte. Al sud viene prodotto solo il 5,6% delle domande complessive. Intesa San Paolo presenta a Napoli Sharing Energy, la nuova iniziativa solidale voluta dalla banca per sostenere le comunità energetiche del terzo settore. Nella suggestiva cornice della sede partenopea delle Gallerie d'Italia, illustrati due progetti realizzati da Fondazione Comunità San Gennaro e Fondazione di Messina. Il nuovo filone di intervento rientra nell'ambito dell'impegno di Intesa San Paolo verso la sostenibilità ESG e la transizione ecologica a sostegno di imprese, famiglie e organizzazioni no profit. Intesa San Paolo, attraverso questo evento, apre il dibattito sul tema della povertà energetica e un altro stream che purtroppo si somma rispetto a quella che è la crisi economica che sta investendo l'Italia, ovviamente in un contesto più ampio internazionale. Stiamo parlando di 4 milioni di famiglie per 9 milioni di individui, e attraverso le comunità energetiche noi stiamo sostenendo delle associazioni e delle fondazioni. Partiamo dal sud perché sono i territori maggiormente colpiti da questa crisi e attraverso queste comunità riusciamo a supportare anche iniziative di inclusione sociale, quindi riusciamo a fare entrambe le cose. Ovviamente il nostro obiettivo è quello di spingere l'applicazione su altri territori di comportamenti virtuosi e quindi qui abbiamo un potenziale molto importante. Stiamo parlando di oltre 360.000 associazioni e fondazioni no profit che potrebbero contribuire a superare e in qualche modo sostenere la povertà energetica attraverso il loro contributo. Noi siamo vicini a queste due fondazioni, la Fondazione di San Gennaro e la Fondazione di Messina, che ha portato avanti importantissimi progetti di comunità energetiche rinnovabili, quindi dà la possibilità a territori svantaggiati di mettere in condivisione la produzione di energia e di poterla regalare, come tipicamente la finalità di queste comunità, a persone che non hanno la possibilità di poter sostenere i costi delle bollette energetiche.
cancellate le cartelle esattoriali fino a 1000 euro automaticamente, cioè senza che il contribuente faccia alcuna domanda. Un provvedimento che serve solo allo Stato per consentire al fisco di cancellare crediti ormai inesigibili e concentrarsi meglio sulla lotta all'evasione fiscale e sui crediti esigibili. Ottimizzare la lotta all'evasione fiscale è vitale per la nostra economia, ma bisogna farlo facendo la lotta alla grande evasione fiscale. Prima ancora di avviare accertamenti, bisogna riferirsi alla capacità che il contribuente accertato ha di poter pagare. Oggi gli strumenti ci sono.